La pandemia ha decimato tantissimi eventi in questi lunghi mesi e come si stanno organizzando a questo punto i carnevali italiani? Per il momento, ad aver ufficializzato le date è Viareggio, con ben 5 sfilate tra settembre e ottobre. Ma sono ancora tante le realtà carnevalesche nel confermare la scelta dei giorni anche a seconda della situazione coronavirus nel nostro paese. Tra queste c'è anche Fano, che proprio la prima settimana di gennaio si è riunita via telematica per stilare una prima bozza dell'evento più importante della città fanese. La manifestazione, che quest'anno doveva essere in programma per il 31 gennaio, 7 e 14 febbraio, vedrà solamente festeggiare via streaming la settimana grassa. Tra le poche conferme, il tema di quest'anno, Dante Alighieri a 700 anni dalla sua morte, mentre le novità riguardano le sfilate, ovvero nel periodo estivo, a cavallo tra agosto e settembre, ma ancora da definire. Dunque, il carnevale dal 1347 non si è mai fermato, questa è la nostra particolarità. È in estate perché purtroppo stiamo vivendo questa situazione, tutti i carnevali, tutte le grandi manifestazioni, sicuramente fino all'estate non sarà possibile farle. Poi bisognerà vedere come andrà la curva epidemiologica e in base a quello decideremo se fare un carnevale come lo conosciamo, ma sinceramente penso che quest'anno non sarà possibile, quindi ci reinventeremo un carnevale diverso. Quindi sicuramente il carnevale ci sarà, il come si farà lo vedremo cammin facendo. I carristi a febbraio avranno la consegna dei bozzetti e vedremo che cosa ne verrà fuori. Mentre per i carri allegorici, che cosa possiamo dire? Risfileranno gli stessi? Ci sarà un restyling o ce ne saranno dei nuovi? Il pensiero primo è far intanto lavorare tutti e preservare le maestranze. Quindi abbiamo pensato a 4 carri restaurati, perché ovviamente devo pensare ad un budget minore rispetto ai circa 800.000 euro normali. Poi se invece più avanti sarà possibile fare di meglio, faremo di meglio. I carri piccoli invece sono dedicati alle sponsorizzazioni, ci sarà un carro che sarà pagato da Gradara e un carro sarà fatto dal Nolfi Apolloni. Molti gli interrogativi, come l'entrata a pagamento, la scelta di una o tre giornate di sfilate e la capienza massima. Niente carnevale del mattino con i bambini e del pomeriggio. Infatti, gli organizzatori stanno pensando ad un carnevale serale, visto le calde temperature d'estate. Confermata la collaborazione con le scuole e la location, ovvero Viale Gramsci, mentre l'incognita più grande è sulla parte tradizionale e unica della manifestazione. Il getto. La parte getto è molto in forse, nel senso non perché noi non la vogliamo fare, ma perché per le questioni Covid teoricamente ogni caramella dovrebbe essere sanificata e direi che questo è impossibile. Se qualcosa per l'estate o quando si deciderà di fare il carnevale, che potrebbe essere estate o fine dell'estate, cambierà qualcosa, ovviamente cambieranno anche le scelte. Quest'idea del carnevale estivo, accantonata per un po' di anni, verrà riproposta anche nel corso delle prossime edizioni? Il carnevale estivo tornerà a Fano, lo credo fortemente, direi che ormai ci crede anche il Comune, anche perché agli Stati Generali del Turismo l'esperto che è stato chiamato dal Comune ci ha confermato che potrebbe essere una grossa valvola di attrazione turistica. E voglio sottolineare anche che è emerso dalle statistiche, dai grafici che ci ha portato l'esperto, Fano viene percepita in Italia solamente nelle 3 settimane di carnevale. Per il resto in Italia Fano non è percepita, quindi questo ci deve far riflettere. Mentre per il 2022 ritorneremo alle classiche sfilate? Beh, per il 2022 direi torniamo al nostro carnevale, al classico carnevale che conosciamo, e con un tema forte, e vedremo quale sarà, già qualche idea ce l'abbiamo, e insomma speriamo di tornare tutti alla normalità, però essendo persone migliori, sperando che questa esperienza non ci lasci indifferenti.